Oggi vi parlerò dell'escursione alla Dolphin House, conosciuta anche come il Parco Nazionale dei Delfini, a Marsalam. È una delle mete turistiche più famose del Mar Rosso e ha permesso alla città di Marsalam di diventare una delle località e delle mete turistiche più ambite dell'Egitto. Il Parco Nazionale è costituito da una barriera corallina a forma di mezzaluna, tra le più antiche e belle dell'area, bagnata da un'acqua cristallina verde smeraldo, ospita in libertà una numerosa famiglia di delfini. Questa escursione, chiamata anche Dolphin House, è caratterizzata dal fatto che proprio a pochi chilometri di distanza dal porto di Marsalam c'è una barriera corallina a forma di mezzaluna in mezzo al mare che crea una laguna all'interno della quale vivono in tranquillità una famigliola di oltre 100 delfini stenelli. Adesso vi voglio raccontare la particolarità di questa escursione che permette a tutti, bambini, adulti e persone di età avanzata, di poter godere di uno spettacolo in mezzo al mare di immensa bellezza e di vivere anche il sogno, non come in un parco marino chiuso, una piscina, ma di vivere proprio in mezzo al mare, di poter nuotare e ammirare i delfini stenella. Ovviamente quest'area è un parco marino e quindi ci sono delle regole. Più avanti vi descriverò un po' come funziona questa escursione. Vediamo un attimino che cosa si può fare, che cosa offre questa escursione. A parte una bella giornata di navigazione in mezzo al mare, dai colori veramente meravigliosi che sono quelli che voi tutti conoscete, che sono dell'Egitto, una volta arrivati in questa laguna il colpo d'occhio è veramente spettacolare. Si può fare il bagno, si può fare dello snorkeling ammirando pesci coloratissimi, una barriera corallina protetta e ancora incontaminata, ma la cosa particolare è che proprio all'interno di questa laguna risiede questa famiglia di delfini stenelli. Generalmente questa escursione è offerta da quasi tutti i villaggi dell'area di Marsalam e consta sostanzialmente di un trasferimento dal villaggio fino al punto di imbarco, generalmente il porto di Marsalam. Qui attraverso dei piccoli gommoni si raggiungono delle barche più grandi. Dopo circa 50 minuti di navigazione si arriva all'interno di questa baia. Anche quando il mare è mosso, questa barriera corallina è così grande, si estende sostanzialmente per diverse centinaia di metri, che crea una laguna in mezzo al mare dal colore veramente verde smeraldo e permette l'attracco tranquillamente. Quindi una volta che le barche sostanzialmente sono ormeggiate, attraverso il gommone della barca si raggiungono i vari punti di questa laguna dove poter effettuare dello snorkeling o dove poter ammirare e nuotare insieme ai delfini. Ci sono delle regole sostanzialmente, c'è un'area in cui sostanzialmente si può accedere col gommone, un'altra area in cui si può accedere solo a nuoto e per questo le guide rendono obbligatorio l'utilizzo di un piccolo giubbottino di salvataggio e di assistenza al galleggiamento che vi permette quindi di rimanere sostanzialmente a galla senza la necessità di dover nuotare e quindi poter aspettare il passaggio dei delfini che spesso e volentieri vi passano proprio ai lati o proprio sotto, quindi è uno spettacolo veramente molto bello, come d'altro canto anche dalle foto di questo video si può ammirare, si può capire. Un'altra cosa importante sostanzialmente di questa escursione è che noi suggeriamo a tutti di portarsi maschere e pinne o di noleggiarlo presso il villaggio o il punto che vi offre l'escursione. Adesso andiamo un po' nel dettaglio, vi spiego come funziona questa escursione. Allora, una volta prenotato il pacchetto, sostanzialmente generalmente intorno alle 7-8 di mattina c'è la partenza dal villaggio. Attraverso un pulmino si raggiunge il punto di imbarco. A questo punto, una volta salita in barco, come avevo già detto, dopo 50 minuti si arriva in questa laguna. Generalmente se i delfini sono già all'interno della laguna e in posizione raggiungibile, ovvero sia nell'area di avvistamento, allora la guida vi porterà subito sostanzialmente ad ammirare i delfini. Se i delfini dovessero essere lontani o fuori dalla laguna o non ancora presenti, allora la guida vi porta nel punto dove è possibile effettuare delle escursioni di snorkeling e ammirare una barriera corallina veramente molto bella. Tra tutti questi passaggi, quindi non ben definiti, c'è un orario da rispettare, nel senso che si può rimanere all'interno, diciamo, di quest'area fino alle 3 di pomeriggio, poi bisogna rientrare.
Generalmente è servito il pranzo a bordo, un pranzo molto buono, ricco. Le barche sono grandi, hanno dei ponti coperti, dei ponti prendisole, quindi è possibile sostanzialmente sia prendere il sole che sia stare all'ombra. È possibile tuffarsi dalla barca, ci sono le docce nella barca, ci sono i servizi igienici. Ed è offerto sostanzialmente acqua, soft drink, tè e caffè in maniera all inclusive per tutto il giorno. Quindi ribadisco, questa è una vera bella escursione. Ovviamente, ripeto, i delfini non sono in cattività, quindi non è detto che abbiano voglia di farsi avvicinare, ma generalmente il 70-80% delle volte questa escursione regala proprio il sogno di poter nuotare e avvistare questi delfini. E detto questo, per ulteriori informazioni o per curiosità, ci sono anche degli altri video presso il canale. Se vi è piaciuta questa recensione e volete ascoltarne altri, non solo sulla città di Marsalam, mettete, diciamo, se segui sul canale. Grazie ancora.